Chissà perché l'uomo è sempre stato attirato dall'avventura verso l'ignoto. Forse qualcosa di più grande di lui, solo per mettersi alla prova e per misurarsi con se stesso. Giusto, Knopf. Guarda che storte. Io rufo me Marino, un re di Aglian in Simbar. Ti mangi svesto, la re di anche Erzo, il re di Aglian di Tare. Vieni per Vingonus, rei di Bar in Simbar, Barandre. Se che ne per uno, stesso uno, rei di Bar italiano. Deve avere sempre l'idea di nato, che mai sta nessuno in Simbar. Te lo giuro. In Simbar, non era mai nessuno. Perché il tetto, vedo? Sì, sì, perché il tetto. Dal tetto siamo andati a destra. Abbiamo conosciuto così Marino, per caso. Abita proprio sotto la parete da 81 anni, proprio dove volevamo aprire una nuova via, e ha seguito tutte le nostre giornate di apertura, accogliendoci alla sera a casa sua, con i suoi racconti di montagna, come fossimo amici da sempre. Siamo nel gruppo del Carega, a soli 15 km da casa mia, su una parete ancora vergine. Nessuno è mai salito. Penso per la presunta dubbia qualità della roccia, ma la mia curiosità, ottimismo e un'infinita voglia di mettermi in gioco mi hanno sempre fatto pensare il contrario. Ero terrorizzato di trovare roccia marcia o pericolosa e far così finire in fumo questo progetto. Amo arrampicare, mi fa stare bene. La montagna, i suoi rumori, i profumi, gli animali mi riempiono l'anima. Amo stare in parete intere giornate e amo altrettanto camminare in questi luoghi. Ma la cosa che più mi appaga e gratifica è cercare in continuazione pareti che offrano la possibilità di aprire nuove vie. Partiamo carichi come muli con l'idea di restare in parete 2-3 giorni. Gli zaini pesano sulla schiena. Tra chiodi, statiche, spit, trapano, viveri e tutto il resto, la salita è lunga e faticosa. Prepariamo il materiale e partiamo con l'idea di usare spit solo alle soste e chiodi normali e protezioni mobili lungo i tiri. Decidiamo solo in seguito di mettere qualche spit anche lungo i tiri. Resta comunque una salita alpinistica. I primi tiri, un po' di traverso, filano via lisci, ma ci mettono subito alla prova per recuperare il materiale che si incastra di continuo sullo zoccolo della parete. I chiodi entrano, che è un piacere, e il loro canto è un rumore rassicurante. Solo i nuvoloni che si stanno formando dietro di noi ci lasciano perplessi.
soldi, però non ti fai mai artifici, ti cerchi sempre di complicare l'arrampicata. È bella e piacevole. Qualche passaggio obbligatorio fa restare concentrati ed ecco che siamo già al terzo tiro. Aprire nuove vie per me è uno stile di vita, una ricerca continua di un qualcosa che non arriverà mai. Ogni volta è diversa dalla precedente, tranne l'etica che seguo ormai da anni e che detta per me regole ben salde da rispettare, ovvero salire in libera e usare i cliff solo per mettere i chiodi o gli spit di protezione. Chiamo i sacchi da recupero tiro dopo tiro. Sta iniziando a piovere, ma fortunatamente la parete è strapiombante e ci ha lasciato procedere senza grossi problemi. Apriamo un bel tiro in un dietro a campana e arriviamo ad una cengia comoda riparati dal maltempo. Il temporale ha preso forma. Dietro di noi bombe d'acqua pazzesche, ma incredibilmente su di noi solo qualche goccia portata dal vento ci raggiunge. Riusciamo comunque ad aprire un altro tiro su roccia buona e a superare un piccolo tettino impegnativo dal punto di vista delle protezioni, talvolta distanziato.
Siamo nel cuore della parete. La giornata è giunta al termine e abbiamo raggiunto la cengia mediana alla base dei Gialli. Ci caliamo decidendo così di salire il giorno dopo. L'indomani siamo lì presto. Risaliamo le statiche e ripartiamo dal punto che avevamo abbandonato il giorno prima. Sono contento dei metri guadagnati i giorni scorsi, ma preoccupato per il meteo che promette pioggia anche oggi. Mediana in mezzo ai Gialli è splendida. Sembra di essere teletrasportati sulla sud della cima Scottoni. Si presenta principalmente come arrampicata su tacche, con qualche buona fessura per protezioni veloci. Ci vorranno altri due giorni pieni di apertura, entrambi coronati da grossi temporali, per superare la parte alta della parete fino all'ultimo tiro capolavoro, che è qualcosa di unico. Con le carte che avevamo in mano, era come una partita alla roulette russa. La ritirata, o meglio l'abbandono, era preso in considerazione tiro dopo tiro, ma incredibilmente il risultato della via è stato sorprendente. Una parete a strapiombo in una valle bellissima, resa verde brillante dalle abbondanti acque, è stato per 4 giorni la nostra visuale. Ci ha regalato una via, a mio avviso, bellissima, su una parete che guardavo ormai da anni e che mai avrei pensato di salire. La roccia ci ha sempre permesso di proseguire senza mai sbarrarci la strada ed il risultato è stato veramente emozionante. Abitando lì vicino, mi sono sentito a casa e in dovere di fare qualcosa qui. Arrivare in cima alla Rote Band, così si chiama la parete, mi ha regalato una gioia incredibile, coronando una grande avventura. Quando immagino una linea di salita, sono preso da uno stato di stallo indescrivibile. Serve un'intera visione della parete e del contesto in cui siamo per poi organizzarsi e partire. Chiodare nuove salite è prima di tutto rispetto per noi stessi e per chi c'è da prima di noi. Dunque cercare sempre di provocare il minor danno possibile è un aspetto importante.
Ogni via che ho aperto è completamente diversa dalla precedente. Ogni via ha qualche sua particolarità e soprattutto ha una sua anima che racchiude una grande storia fatta di persone e montagne. Nulla è mai dato per scontato e ogni nuova salita è unica e irripetibile. Penso sia questa la fiammella che tiene acceso il mio motore, che spero non si stanchi mai. Salire con zaini improponibili in balia di una marea di variabili rende tutto questo magico. Alla fine, lassù, cerco me stesso, cerco la mia vita, cerco di vivere il più intensamente possibile, cerco la pace. Questa è la nostra Carega Punk.